Ragazzi, già so che uscirà qualcosa di leggendario da questa intervista, perché ogni volta che ho la possibilità di sentire Marco Lucchinelli è una festa per me, per gli appassionati. Fa piacere. Perché Marco, come giustamente dice, se mi fanno la domanda io rispondo, poi il problema è... Senti Marco, siamo qua a Misano, è stata una bella festa, no, questa di Suzuki, un po' impegnativa per te perché ti ho visto... È un po' impegnativa, però è molto bello da vedere perché c'è stato tante moto, c'era la pista piena nel giro della manifestazione che abbiamo fatto, c'era pieno, non me lo sarei aspettato di sabato e sotto solo una giornata, quindi molto bravi e bravi anche quelli che sono venuti perché sono loro. Come no? Sì. Una bella giornata di passione, di motori, di Suzuki, che ha presentato una GSX 8R Cup, una versione per fare un trofeo, insomma una fase embrionale, però è una cosa bella. E tu hai vinto con Suzuki e adesso Suzuki non corre nel Superbike, in MotoGP. E la domanda che ho fatto anche a Kevin Schwantz, è un po' un peccato, ti dispiace che nel racing non si impegna come prima? No, è un peccato anche perché... sono stati molto bravi quando si sono impegnati e anche il momento che hanno deciso di smettere era il momento più bello dove avevano la moto che avrebbero potuto vincere il mondiale, quindi ha dato noia molto questo e ancora adesso non so per bene quale sia il motivo vero, perché non ci credo, cioè è strano, è una cosa molto strana. Erano all'apice, seri, hanno vinto l'ultima gara, ma ragazzi non scherziamo e quindi non ci arrivo a capirlo sinceramente. Senti Marco, è chiaro che è sempre brutto, no, dire si sta meglio ai miei tempi e tutto il resto, sappiamo che è una filitera, no, che ascoltiamo spesso, però è vero che nella tua epoca, negli anni 80 anche negli anni 90, i piloti avevano più libertà che non hanno oggi, e secondo te loro hanno un ruolo in questa cosa? Cioè a volte ho la sensazione che poi in realtà siano anche gli stessi piloti che un po' per marketing, per comunicazione, per opportunismo tra virgolette di comunicazione evitano di aprirsi, non è giusto dare sempre... Ma però è proprio cambiato il modo di fare le gare, cioè la passione c'è sempre, però la mia generazione si cominciava a correre anche Max Biaggi a 20 anni, prima io ho fatto il piccolo di camera, che è quello che serve nelle navi che porta i pasti ai camerieri, 6 mesi. Fino a 20 anni ho lavorato con le ruspe, quindi quando arrivavi a correre era il tuo sogno quello vero. Questi ragazzini hanno troppo e tutto, crescono come in un allevamento di pulcini, da tanti che ce ne sono, ne esce fuori pure qualcuno, ed è vero. Una volta non eravamo così tanti, una volta eri ruspista e ti facevi, ma c'era tutto un altro modo di correre. Ed è per quello che non hanno nemmeno tanto potere, perché sono in fondo gli va bene tutto. I soldi li guadagnano anche se si rompe la moto, anche se non arrivano. C'è della gente che ha 20 anni che ha la moto buona e non ha fatto niente. Io il secondo anno ho vinto il mondiale, cioè facciamo una selezione. Certo. Ma dimmi una cosa, tu adesso nei piloti attuali in MotoGP vedi qualcuno che... Io, sai, si parla di Marquez come di unico campione, no? Come l'unico che è un po' una spanna sopra gli altri. C'è Acosta che sta succedendo. C'è Acosta che fa paura. Acosta è l'erede di Marc Marquez e i capibranco si riconoscono, loro si sono già annusati. Marquez sa già che Acosta sarà quello che gli prende il suo futuro, non c'ho dubbi su questo, sono troppo avanti loro. Quindi, con diciamo che già diventa rosso quando uno vede l'altro. Eh sì, però si rispetta, ma Marquez sa che poi la simpatia io non la guardo, io non devo sposarli, non ci devo andare a letto con questi, devono fare una gara e arrivare. Chiuso, non devo sposarli, non mi deve essere simpatico perché ci vado a letto la sera. Certo. Quindi, Marquez si sta sul cazzo, ma come guida? Mi stava sul cazzo anche Maradona, ma quando c'aveva la palla al piede... Oh, non parla di Maradona, io sono di Napoli. No, ma quando c'aveva la palla al piede c'era da vergognarsi. Ecco, io sono così, io guardo quello che ha risultato. E Marquez, io i meriti glieli do, perché
è l'erede di quelli che hanno battagliato Stoner, tutti quelli prima, il, come cazzo si chiama, Lorenzo, che Lorenzo apriva il gas di brutto, Lorenzo era uno dei più bravi che c'è stato dentro qua, sì, assolutamente. Solo che non ci aveva posto questa qua. Quello poi è una cosa che secondo me negli anni è stato determinante, no? Ha fatto una selezione, perché oggi mi sembra quasi che il talento con queste moto sia in secondo piano rispetto alla calma, la capacità di metterla a posto, la capacità di lavorare con gli ingegneri, cioè mi sembra che sia più diciamo la moto a determinare, ma il talento del pilota non riesce a fare la differenza, non so se è un'impressione o è la realtà. C'è delle cose che sono strane, che io anche se ho corso non ho capito ancora. Allora arrivano in un circuito come in Francia ieri, al venerdì, e il primo, dopo quattro giri, sono già vicino al record. Quattro giri, non 40, cavolo. Poi però rimangono lì, è come se ci si arrivasse fino lì quasi facile, quasi tutti. E poi quei due decimi, quel niente di non riuscire a tirare. Però io ti ripeto, sono tutti bravi, io li ammiro tutti perché li guardo e mi piace copiare. Non copierò mai quello che mette il piede fuori, Lucchinelli, anzi se lo fa amputare. Chiuso. Abbiamo avuto una lunga discussione su questo argomento. Senti Marco, visto che tu hai gestito squadre, no? Che hai corso con Ducati, hai gestito, ti devo fare la domanda che ti farebbe Paolino Scalera. Ma se tu fossi da linea, chi prenderesti per l'anno prossimo in Ducati al fianco di Bagnaia? Perché ci sono tre piloti, no? Lizza, c'è, cioè Bastianini, Martin e ovviamente Marquez. Non lo so perché è una di quelle cose dove bisogna essere un po' staccati dal dove decidere, ma io sarei in difficoltà, mi fai quasi, perché a Costa io sono stato quello che è andato a cercare Falapa, Baldassare Monti, cioè ho preso della gente matta, ho provato, quindi sarebbe il Marquez, però a Costa mi fa tanta voglia perché lo vedi che è un Marquez e siccome più sì, è un po' più, ha qualcosa, un po' più. È un Mark 2.0 secondo me, poi è giovanissimo quindi ha un potenziale di crescita esagerato e secondo me ha la testa per crescere, perché io quello vedo, che lui è uno che non sbaglia poco, è aggressivo, è giusto, ma però ci arriva facile a fare le cose. Ci arriva facile. Sì, però non hai risposto alla domanda. Però non hai risposto alla domanda. No, allora, delle due forse, allora io prenderei, perché me lo dite alla Ducati, prenderei Bagnaia, perché me lo passa alla Ducati. Ma ce l'hanno. Quindi non lo accetto io, anche se lo stimo, ma... E poi, no, se dovessi fare più due mati, piglio Acosta e Marquez, ma che cazzo me ne frega? Se dovessi decidere io con la testa del cazzo che c'ho io. Certo che se mi mettono loro, mi dicono dobbiamo fare due tiri, allora dico, fate uno come volete, allora. Cosa vi devo dire? Diciamo che quando ho deciso io nel team, finché a Bologna ce l'avevo io, decidevo io. Infatti ho preso Roche, che non lo avrebbero preso, ho preso Falappa, ho preso Baldassare Monti, ho preso Alan, l'americano di Daytona che cade, Jimmy James si chiamava. Cioè io mi sono dato a fare, ho provato a far correre Mertens. Cioè io su queste cose qua li avrei stimolati un po' di più. Ti metto un compagno di squadra, alla moto vuoi che non gliela do? Falappa mi dice, Rossi, la moto di Falappa è più veloce, putain de merde. Ti inverto il motore subito, così abbiamo risolto il problema. In 10 minuti ci facciamo il motore. Su queste cose qua ero grande, eh? A Hockenheim, Scalera e gli altri testimoni che vadano a vedere. Il primo turno ero manager. Fanno il primo turno di venerdì, girano decimo, undicesimo, con Ducati che devi dare un giro a tutti. E sono andato, ho fatto un mezzo casino. E sono salito su, sono andato all'organizzatore e gli ho detto, mi fa fare le prove a me. Ho fatto due turni, quando ho girato come loro si sono svegliati, la moto ha cominciato ad andare. Miracolo. Quando Lucchinelli ha fatto il tempo come loro, la moto si è messa a posto. Madonna. Marco, grazie. Ti vorrei rubare ore e ore a raccontare episodi. Ieri sera a cena mi ha raccontato un episodio fantastico che riguarda 8 ore di Suzuka. Non lo ripetiamo perché deve proprio andare in fascia protetta.
però vi garantisco che è una chicca che un giorno mi auguro che, come Carlo Bernat ha scritto Belinca e Paddock, mi auguro che tu decida di trovare qualcuno. Io devo trovare qualcuno per scrivere un grande qualcuno. Libro. Allora appelliamoci al decano Scalera, se ti va, se ti piace. Lo devo risentire, lo devo sentire. Allora Paolino, l'appello con Marco, organizziamo per scrivere il libro per Marco, perché secondo me lui è una miniera d'oro che ci regala. No, ce ne ho delle cose da fuori gara, ce n'è delle camionate, delle camionate. Vogliamo... Anche perché lui ci si divertiva così. Marco, grazie mille. Ciao. Ci vediamo alla prossima. A te.